Cari amici di Visione TV, ho il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi. Oggi è tornato Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo, scrittore esperto di geopolitica. Ecco, Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti. facciamo vedere il libro di Giacomo. È Israele, geopolitica di una piccola grande potenza, un lavoro tornato prepotentemente di attualità. Vuoi spiegare a chi ci ascolta quale tesi hai sostenuto in questo tuo lavoro, Giacomo? Sì, io ho sempre ritengo che il successo di Israele, la nascita di Israele, nasca da una complessa concatenazione di eventi storici e soprattutto dal contesto di rivalità geopolitica tra gli imperi, alla fine del 1800, quando cioè l'impero ottomano era in forte crisi ormai da decenni. E Gran Bretagna, Francia, Germania cercavano di spartirsene le spoglie e quindi in particolare la cosa si verificò in seguito alla Prima Guerra Mondiale con il Accordo Sykes-Picot che spartì il Medio Oriente tra la Gran Bretagna e la Francia. La Gran Bretagna si aggiudicò il controllo dei territori in cui oggi sorge Israele. L'idea qual era? L'idea degli inglesi era quella di servirsi degli ebrei e quindi del ripopolamento della Palestina da parte degli ebrei come strumento, diciamo, di dominio, di dominazione geopolitica dell'area, in prospettiva, diciamo, di acquisizione del controllo di un'area che già all'epoca risultava strategicamente importante perché in quegli anni. L'allora ministro della Marina Winston Churchill aveva messo in cantiere un progetto di conversione di tutta la Marina britannica a nafta, da carbone a nafta. E qui chiaramente per sostenere questo progetto occorreva ottenere gli adeguati approvvigionamenti energetici come era noto, di cui il Medio Oriente è ricco. E quindi Israele nacque in questo contesto, cioè gli insediamenti ebraici, l'espansione della popolazione ebraica in quella regione, nacque sulla scia di questo progetto egemonico britannico. Inizialmente, quindi, gli insediamenti furono comunque moderati numericamente, non ebbero subito effetti clamorosamente soverchianti, crebbero, diciamo, in maniera sostenibile per un po' di anni, fino a poi ad assumere ad un certo punto dimensioni molto consistenti, soprattutto con l'inasprirsi dei fenomeni di persecuzione a cui gli ebrei erano soggetti, sia nell'impero russo, per esempio, sia in Germania. E la capacità dei fu in quel frangente che emerse la capacità dei leader dell'allora movimento sionista di giocare di sponda in questo contesto di rivalità tra potenze per estorcere al massimo dei benefici possibili. E chiaramente praticamente nell'arco di pochi anni questo riusciva a fruttare Israele. Diciamo una consistente, un consistente appoggio politico, soprattutto che inizialmente, anche se una cosa non è molto nota, cioè è nota più che altro agli studiosi, Israele nacque grazie soprattutto all'appoggio dell'Unione Sovietica di primo acchito, e solo successivamente degli Stati Uniti, dove la questione ebraica assunto Interessante gradualmente. questo, Giacomo, è interessante questo passaggio. Tu dici Israele nacque inizialmente prevalentemente grazie al sostegno dell'Unione Sovietica, però poi noi sappiamo che il dissolvimento dell'Unione Sovietica, che aveva dei rapporti molto stretti con il socialismo arabo, contribuì poi a rafforzare la posizione di Israele nell'area. Quindi come si conciliano queste due posizioni? Cioè Israele nasce anche grazie all'Unione Sovietica, ci dici, però poi obiettivamente la fine dell'Unione Sovietica ha determinato un indebolimento oggettivo del mondo arabo e una crescita esponenziale dell'influenza di Israele nell'area.
Sì, probabilmente fu un calcolo errato inizialmente di Stalin e dei suoi collaboratori che credevano a loro volta di potersi, anche per affinità ideologiche, in molti casi, se si pensa che buona parte degli abitanti di Israele del 1948 erano d'origine russa e quindi erano socialisti, avevano veramente, loro erano andati. Si erano impiantati in quel fazzoletto di terreno con l'intento proprio di, infatti anche la stessa nascita dei kibbutz, il kibbutz come organizzazione ha una profonda radice socialista molto chiara e quindi Stalin pensava di far leva su queste affinità di tipo culturale e ideologico per costruirsi quindi un appiglio in quella regione molto importante. In un'ottica di egemonia, diciamo, in un'ottica egemonica sicuramente. Il problema è che questo suo calcolo si rivelò sbagliato perché fin dall'inizio i leader sionisti dopo aver incassato l'appoggio dell'Unione Sovietica alle Nazioni Unite, presero subito a oscillare verso l'altro polo, quello statunitense. Per gli Stati Uniti, la questione ebraica è un problema più che altro di politica interna. Sia già all'epoca di meno, sicuramente lo è diventato nel corso del tempo. Già Truman all'epoca fece presente in alcuni suoi colloqui privati che a differenza cioè per gli Stati Uniti, negli Stati Uniti c'era un elettorato ebraico numeroso e influente e anche abbastanza ricco, più che abbastanza direi anche, mentre invece non aveva un elettorato arabo da convincere, a cui rendere conto. Di una gestione, diciamo, favorevole a un'eventuale comunità araba in un'ottica di supporto ai palestinesi. E quindi questo contribuì inizialmente a definire gli orientamenti statunitensi verso il nascente Stato israeliano, dal punto di vista degli Stati Uniti si associò l'appoggio a Israele. Si associò all'appoggio all'Arabia Saudita, che in teoria era un nemico acerrimo dello Stato di Israele, ma che in realtà non lo è mai stato. Gli Hanno accenti. sempre fatto un po' il doppio gioco i wahhabiti con loro. Senti, Esattamente. cerchiamo adesso di capire, ecco, abbiamo spiegato un po' la genesi, adesso cerchiamo di capire cosa accade ai nostri giorni, perché è improvvisamente ripartita, diciamo, questa guerriglia, poi è una guerra vera più che una guerriglia, cioè perché è ripartito questo clima di tensione all'improvviso, quali sono le cause scatenanti e di chi è la colpa secondo te? Io, a mio parere, il discorso nasce, il corso chiaramente è lungo, ha origini storiche lunghissime, ma quello che sta succedendo in questi giorni, se vogliamo proprio sintetizzare al massimo, è il frutto è la naturale conseguenza di scelte che sono state fatte circa 20-25 anni fa. Cioè, probabilmente l'evento scatenante è quello del 1967 con la guerra dei 6 giorni e l'occupazione di Gerusalemme da parte di Israele. Diciamo è stato un evento traumatico per tutti gli arabi, perché comunque Gerusalemme ospita il terzo sito più importante per la regione musulmana. Non è solo una città santa per gli ebrei e per i cristiani, ma lo è anche per i musulmani. Ma poi al di là di quello, comunque l'occupazione di Gerusalemme da parte di Israele ha segnato è un segno passaggio storico fondamentale, ma con il passare degli anni si è associato a un tipo di politica urbanistica, burocratica, che costruita proprio in maniera tale per condurre al graduale inglobamento di Gerusalemme nello Stato israeliano e quindi di contravvenire a tutti gli accordi che sono stati presi nel corso degli anni. Che per i quali sanciscono anche che Gerusalemme debba essere la capitale di un futuro Stato palestinese, per esempio. Ma se tu da Gerusalemme Est demolisci tutte le abitazioni, i caseggiati in cui risiedono i palestinesi per ricostruire nuove abitazioni da destinare a nuovi coloni, e a questo ci associa una politica di ritiro delle carte d'identità. Di ostacolo a qualsiasi tipo di
cioè praticamente misure concepite per rendere la vita ai palestinesi impossibile. Per esempio, le reti fognarie nella zona est di Gerusalemme, che è popolata dai palestinesi, non sono mai state costruite dai sindaci israeliani, dei sindaci ebrei di Gerusalemme. Non è mai successo. E quindi in questo modo si è resa la vita dei palestinesi deliberatamente insostenibile, proprio per costringerli a spostarsi. Cioè, l'idea di Israele era quella di rendere la vita impossibile ai palestinesi e non dover quindi ricorrere a misure più coercitive, apertamente coercitive, per cacciarli dalle loro case, fondamentalmente. E questa è una situazione che si è protratta per anni, per anni e per anni, e ha covato sotto la cenere. Si pensi, quello che accade in questi giorni a me ha ricordato molto un episodio risalente a 6 anni fa, 2015. Si chiamava l'Intifada dei coltelli. Cosa era accaduto? Era accaduto che semplici, non solo palestinesi, ma anche cittadini israeliani di etnia araba si erano sollevati armi in pugno, cioè si erano resi protagonisti di assalti all'arma bianca contro cittadini israeliani di etnia ebrei, in massa, così, in maniera semplicemente per in quanto ebrei. È un episodio che già qualcuno aveva fatto drizzare i capelli, perché comunque era una cosa nuova, ricordava la prima intifada, cioè una sollevazione spontanea alla quale poi dopo i partiti politici misero il cappello. E questi episodi che sono scoppiati in questi giorni ricordano molto gli episodi di 6 anni fa. Sono stati in parte oscurati, anche comprensibilmente, da quello che accade a Gaza, cioè con i soliti bombardamenti israeliani, ma in tutte le città, le principali città israeliane abitate da popolazioni miste, sono registrati episodi di vandalismo, di assalti all'arma bianca, per l'appunto, di incendi di sinagoghe, di alberghi, da parte non solo dei palestinesi, ma degli arabi israeliani, che sono il 20% della popolazione. Cioè, una parte preponderante di questo 20% della popolazione israeliana si è schierata contro gli ebrei e a favore dei palestinesi. È una cosa che è un evento potenzialmente devastante per Israele, anche Senti perché questi sono Giacomo, cittadini israeliani. c'è chi soffia secondo te sugli opposti estremismi? Cioè c'è chi ha interesse a fomentare l'ala più intransigente di entrambi i lati? Cioè chi ci guadagna da questo clima di continua tensione? Mi senti Giacomo? Giacomo? Ecco, forse c'è un problema tecnico, ecco, vediamo se la regia riesce a ristabilire la linea. Mi senti Giacomo? Sì, ti sento adesso, prima non ti Ecco, sentivo. no, perfetto. Ti dicevo, c'è qualcuno che ci guadagna da questi opposti estremismi? Ah, quello sicuro, quello senza ombra di dubbio. A guadagnarci più di tutti, a mio parere, sono le ali più dure da una parte del governo israeliano, al quale Netanyahu si è appoggiato in maniera crescente nel corso degli anni per sopperire all'erosione del consenso interno. D'altra parte ci sono i movimenti più fondamentalisti, come per esempio Hamas, che a buon gioco adesso è sempre stato la forza più incline al mantenimento di un approccio più duro, diciamo, dello scontro frontale con Israele, e che quindi adesso chiaramente otterrà consensi da questa situazione. Il problema è che nessuno non si potrà uscire da questa situazione con mezzi militari. Qui si tratta di trovare un accordo, una soluzione politica, senza la quale il problema non potrà essere risolto, si protrae da troppo tempo. E il fatto che si continuino a verificarsi questi episodi che vanno a rafforzare gli opposti estremismi non aiuteranno sicuramente questa prospettiva. E quindi credo che la situazione si stia facendo sempre più aspra, anche perché questo episodio ha delle ripercussioni internazionali di non poco rilievo. Sotto l'ambiente circostante, perché basti guardare cosa sta facendo Erdogan in questi giorni. Ecco, ad esempio, parliamo della Turchia. Cioè, in genere la forza di Israele consiste prevalentemente nel fatto che ha una serie di alleati potenti sul piano internazionale, gli Stati Uniti, ma non solo, ecco, anche l'Europa, insomma, non ha mai preso posizione in favore, o raramente ha preso posizione in maniera chiara per condannare i bombardamenti. C'è
Cioè, tutta la stampa occidentale dice che i razzi arrivano a Tel Aviv, però poi dicono 100 morti, 99 sono palestinesi. Quindi, insomma, c'è questo strano racconto dove sono i palestinesi che bombardano gli israeliani, però muoiono solo loro. Quindi o si sbagliano mira, o se no non si, o muoiono di indigestione, se no non si capisce come stanno insieme queste due cose. Però adesso sembrano avere, non sappiamo se lo fa tatticamente o se lo fa in maniera autentica, sembrano avere, diciamo, trovato nella Turchia di Erdogan uno sponsor geopoliticamente pesante. È tattica quella di Erdogan, se li sta giocando su altri tavoli questo tipo di questi equilibri. Certamente. Erdogan, secondo me, al pari, vabbè, la Turchia non è un paese arabo, però si sta comportando come si sono comportati gran parte dei paesi arabi nel corso degli anni, dei decenni precedenti. Cioè, i quali hanno cercato tutti di sfruttare strumentalmente la questione palestinese per tenere buona la popolazione locale, per sfruttarla in chiave politica, diciamo, ma in realtà, lato pratico, i palestinesi hanno trovato ben pochi appoggi. Hanno trovato nella Siria sicuramente, per un certo periodo l'hanno trovato nell'Egitto, ma i paesi, per esempio, quelli che ancora, alcuni dei quali hanno riconosciuto Israele solo recentemente con gli accordi di Abramo, per decenni non riconoscevano Israele, ma non hanno mai fatto qualcosa di concreto per aiutare il popolo palestinese a migliorare le proprie condizioni, a trovare quindi sponsor politici. Cioè, l'Arabia Saudita è uno dei alleati fondamentali degli Stati Uniti, e quindi il fatto che non riconosca Israele è sempre stato abbastanza... C'è una pantomima, si salvano la faccia, però poi, diciamo, nei fatti sono un puntello di questo sistema. Senti, l'uccisione del generale Soleimani ha indebolito la causa palestinese? L'uccisione del generale Soleimani è stata un gesto, un atto di... dire di terrorismo, perché comunque non era sul suolo, un atto di guerra in pieno stile, deliberato, proprio un atto di criminalità internazionale clamoroso da parte dell'amministrazione Trump, che si iscrive però, secondo me, in una logica molto precisa che gli Stati Uniti seguono ormai da decenni. Gli Stati Uniti cercano sempre di evitare che emerga una potenza egemone e cercano sempre di ottenere questo bilanciamento. Trump si è concentrato sull'Iran, e quindi in questo ambito di taglio, giustamente, come dici tu, ci rimettono anche i palestinesi, perché Soleimani era un fautore della linea, diciamo, più dura, anche lui. Senti, è vero che Soleimani era stato l'ultimo a dare vero filo da torcere agli israeliani anni fa? Sì, dopo anche sono anche un po' mitizzate queste figure, perché comunque anche l'Iran è un paese anni luce più avanti dal punto di vista strategico, come concezione politica, rispetto, per esempio, alle monarchie sunnite del Golfo Persico, proprio non c'è paragone. Però sicuramente Soleimani era un personaggio che Israele temeva, perché aveva intanto sicuramente un'abilità militare indubbia, riconosciuta da tutti, e poi aveva una presa sulla popolazione, era venerato Soleimani, era un eroe della guerra con l'Iraq del 1980, e aveva qualsiasi leader politico iraniano non poteva schierarsi in maniera aperta contro Soleimani, facendolo fuori probabilmente, secondo me... Cioè, tu dici che in Iran non sono stati tutti tristi in realtà della sua morte? Io direi proprio di sì. L'Iran è un paese che cerca di ricollocarsi molto, cioè, vive uno scontro interno, perché comunque l'Iran è sottoposto da sanzioni da tantissimo tempo. E quindi sicuramente c'è una parte della popolazione iraniana, non della popolazione, più che della popolazione, dei poteri forti iraniani, che spinge per un accomodamento con il fronte occidentale. Soleimani sicuramente non era tra questi. Soleimani era un fautore della linea dura, del mantenimento, sosteneva che occorresse portare avanti il programma nucleare iraniano, e quindi di puntellare, rafforzare la posizione iraniana nella regione, che continua, secondo me, a essere la potenza di riferimento in Medio Oriente, secondo me, l'Iran. Nonostante tutto, nonostante gli sforzi di Erdogan, nonostante l'Arabia Saudita, il raggiungimento degli accordi di Abramo, al quale l'Arabia Saudita non partecipa, ma ha mandato avanti i suoi satelliti, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, rimangono, secondo me, potenze. L'influenza di questi paesi rimane inferiore rispetto a quella iraniana.
Secondo me l'Iran continua ad essere la forza da battere, diciamo, per molti dell'establishment occidentale, a mio parere, e israeliano sicuramente. Senti Giacomo, di Siria non si parla più, è scomparso dai radar l'argomento Siria. Tu sai qual è la situazione adesso lì? Siria, la situazione, allora, il discorso, i media non ne parlano più ormai da tempo, questo è un dato di fatto. La situazione è di fatto congelata, gli Stati Uniti continuano a mantenere le loro forze in loco e una delle prime mosse dell'amministrazione Biden è stata proprio quella in Siria, di ordinare una manovra militare in Siria. I russi continuano a mantenere forte la loro presenza nelle aree costiere, nelle principali città, e continuano a puntellare, quindi Bashar Assad, il regime Battista. La Turchia, nelle aree più settentrionali, si è ritagliata un'area di indubbia, in cui impone la propria egemonia, e quindi secondo me la Siria, tecnicamente come Stato ancora, rimane uno Stato unitario, ma credo che di fatto alcune zone del paese siano sfuggite al controllo del governo di Damasco. E non so fino a che punto il governo di Damasco riuscirà a recuperare completamente il controllo dei territori. La cosa è possibile. Sicuramente per ottenerla, bisognerà raggiungere una definitiva resa dei conti con la Turchia. E con Erdogan sarà molto difficile ottenere un successo politico di questa portata. E quindi la situazione in Siria per il momento direi che è congelata. Senti Giacomo, torniamo alla questione israelo-palestinese. C'è sempre la paura di essere tacciati di antisemitismo nel momento in cui si criticano le politiche aggressive di Israele, ma poi gli arabi sono semiti, diciamo che io sappia, quindi non so come si fa. Che io Chiaramente. sappia, gli arabi sono semiti, quindi insomma, antisemita dovrebbe essere chi è contro gli arabi, immagino. Comunque, insomma, poi queste sono le stranezze del racconto mediatico. Ma una cosa è criticare diciamo in maniera preconcetta, altra è criticare nei fatti le politiche aggressive di un governo, che è quello Netanyahu, che obiettivamente insomma, mostra spesso i muscoli, forse anche con finalità di stabilizzazione interna, cioè, visto che ha tanti problemi all'interno, ha gioco facile nel diciamo, tirar fuori questi problemi creando o fomentando il nemico esterno. Ecco, secondo te in questo caso andrà avanti ancora a lungo questo tipo di clima così drammatico, anche perché ogni giorno leggiamo dei bollettini con centinaia di morti, ecco, molti di più di quelli da Covid, però tutte le pagine dei nostri giornali sono sui 50 morti presuntivamente con o per Covid, però solo ieri sembra che ne siano morti quasi 200 di persone nella striscia di Gaza, ma evidentemente questi non danno tanto fastidio a nessuno, cioè, poi questi se lo meritano forse, non sono morti di Covid. Diciamo che c'è un cinismo disarmante su questo argomento. Purtroppo è diventata la normalità per molte persone, quindi non fa più notizia, diciamo. Il punto è che sicuramente ci sono ambienti che, devo dire la verità, non è tanto Israele, cioè questa è quella di usare l'Olocausto come arma politica, ormai è una prassi consolidata, ma io la vedo usata con molta più sistematicità qua in Europa che all'interno di Israele. In Israele, perché comunque hanno una stampa che può, diciamo, sorprendere molti, ma ha un certo livello di libertà, delle voci interne critiche. Ci sono giornalisti come Gideon Levy che scrivono su Arez, che da sempre hanno posizioni molto critiche nei confronti di Israele. Da noi queste cose non si leggono, da noi posizioni critiche sui principali giornali non si leggeranno mai, è qualcosa di inconcepibile. Ma detto questo, la situazione secondo me non è in procinto di stabilizzarsi, tutt'altro. Io vedo una continua estremizzazione. Una continua inasprimento del conflitto che ormai, secondo me, per quanto diciamo io ritenga che l'unica soluzione possibile sia quella politica, credo che sia difficile arrivare a questo risultato, perché da tempo si è arrivati, secondo me, al punto di non ritorno. Cioè, le stesse persone che dicono che il problema è Hamas, l'estremismo di Hamas, per esempio, ignorano che
Israele ha impiantato nei territori occupati dei coloni che sono fanatici, spaventosamente fanatici. Israele nel 2018 ha riconosciuto una legge che ufficializza, cioè era una realtà di fatto, ma almeno diciamo, era tra le righe, diciamo. Adesso con questa legge del 2018 ha praticamente attribuito ai non ebrei uno status ancillare rispetto agli ebrei, che è qualcosa di assurdo, cioè voglio dire, se si considera che Israele viene percepito da molti come un paese di fatto europeo, al quale noi dobbiamo, a favore del quale tutti sono chiamati a schierarsi, si vede che c'ha degli atteggiamenti che non sono esattamente consoni con quelli che in teoria dovrebbe tenere un paese occidentale, eppure l'andazzo è questo e io non vedo una soluzione, anche perché poi c'è un aspetto di cui tenere conto. I principali sponsor di Israele, sì, sono gli Stati Uniti e sono la cosiddetta lobby, la Israel lobby, che molti tendono a identificare perché giustamente con istituti come l'AIPAC. E con diciamo, una lobby ebraica, ma in realtà i più ferventi sostenitori di Israele sono i cristiani statunitensi, gli evangelici statunitensi, che sono degli estremisti da far paura, secondo me, per i quali il secondo avvento di Cristo potrà verificarsi soltanto quando tutti gli ebrei avranno fatto ritorno nella Palestina. E quindi il modo migliore per ottenere questo risultato qual è? Appoggiare incondizionatamente qualsiasi politica israeliana. E quindi ben vengano gli attacchi a Gaza, ben venga lo sradicamento degli ulivi, ben venga la demolizione delle case dei palestinesi per lasciare spazio agli israeliani. E quindi finché gli israeliani continueranno a contare sull'appoggio di forze politiche che ammiccano apertamente a questi. A questa fetta di elettorato, io credo difficilmente si potrà giungere a una soluzione. La vedo dura. Giacomo, ti faccio un'ultima domanda. È cambiato l'approccio dell'amministrazione americana con il passaggio da Trump a Biden? Allora, secondo me, sono tutte cose puramente scenografiche. Per come la vedo io, Israele è un problema di politica interna statunitense, prima di tutto. Non ci sarà mai un congressista che prenderà posizione apertamente contro Israele perché sa che questo gli precluderà la carriera politica. Quindi, anche qualora ci fosse un presidente, sinceramente interessato a favorire un accordo politico, verrebbe sicuramente, troverebbe davanti a sé ostacoli insormontabili. Nello specifico, non verrà certo da un personaggio come Biden una correzione delle politiche statunitensi nei confronti di Israele. Sì, cercherà come al solito, nel perfetto stile dei democratici, di assicurargli l'appoggio in maniera meno plateale, meno diretta, meno brutale rispetto per esempio a quello che ha fatto Trump, con la scelta comunque clamorosa di spostare l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, un gesto tipicamente trampiano, cioè molto affrettato. Sicuramente Biden non è personaggio da fare manovre del genere, ma alla fine la sostanza non cambia, a mio parere. Ecco, vabbè, non era l'ultima, era la penultima, l'ultima è questa. Nella Prima Repubblica avevamo in Italia partiti forti, partiti principali, che erano tutti dichiaratamente filo-arabi. Andreotti era filo-arabo, Moro era filo-arabo, l'ADC era prevalentemente filo-arabo, poi c'erano anche, diciamo, minoranze interne che avevano posizioni diverse. Il Partito Socialista era filo-arabo. Oggi invece sembra che nessun partito possa essere, diciamo, lontanamente, possa provare un minimo di empatia nei confronti dei palestinesi. Hanno tutti una paura folle nell'esprimere solidarietà verso un popolo che, comunque la si pensi, paga un tributo di sangue quotidiano, ormai quotidiano, altissimo. Possibile che questo sia l'unico sangue che non interessa a nessuno? È un segno dei tempi, secondo me, clamoroso quello a cui si è assistito per l'ennesima volta in questi giorni con quella oscena manifestazione trasversale in cui i membri, i principali esponenti di tutti i partiti italiani si sono presentati per assicurare il proprio sostegno incondizionato a Israele, perché Israele
al diritto di esistere. Cioè, a questi sfugge una cosa, cioè, a questi, che gli sfugga o meno, comunque la realtà. Israele esiste, anche i più estremi, i suoi più estremi nemici, coloro che si ostinano a negare il suo diritto all'esistenza, sanno che non si può non fare i conti con Israele. Israele è lì, c'ha 300 bombe atomiche, è una potenza consolidata, ha fenomenali appoggi internazionali. Israele è lì, e lì ci rimane, e da lì non la smuoverà nessuno, secondo me. Quindi l'esistenza di Israele, per quanto ammesso che ci sia tutta questa, che io francamente non vedo, tutta questa diffusa opinione pubblica che è interessata a metterne in discussione il diritto all'esistenza, Israele non, il diritto di Israele a esistere non è di fatto messo in discussione. Quello che è messo in discussione è il diritto all'esistenza di uno Stato palestinese che non c'è, non esiste. I palestinesi sono abbandonati completamente a se stessi, si ritrovano chiusi. Per esempio, quelli che abitano a Gaza ne sanno qualcosa, e Gaza è un carcere a cielo aperto. Cioè, far finta che questa, cioè, a mantenere un atteggiamento come quello dei leader politici italiani odierni, cioè fare il tifo praticamente, schierarsi apertamente a favore di una fazione, anziché cercare, per esempio, di favorire un accordo politico, cioè evitare proprio di schierarsi anzi. Far valere con la leva economica la propria posizione, proprio per forzare le parti per il momento, perlomeno a gettare in terra le armi. È quanto ci si aspettasse da persone dotate di un minimo di buonsenso, ma questo evidentemente viene a mancare. E come giustamente hai notato tu, molti si ricorderanno il discorso in Parlamento di Bettino Craxi, che riaffermò davanti al Parlamento per l'appunto il diritto dei palestinesi alla lotta armata, che è riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite. Io, figurarsi se adesso un leader politico italiano, ma anche europeo in generale, possa assumere una posizione del genere. Adesso sono completamente appiattiti, ma all'epoca però, una volta, l'Italia aveva una politica mediterranea, per questo c'erano delle posizioni anche diverse, Ecco, forse non è rispetto un alla. caso che Moro, Mattei sono morti e Craxi è finito in quel modo. Diciamo che non porta fortuna, diciamo, stare dalla parte dei più deboli. Ecco, mettiamola così. Direi Grazie così. Giacomo, è sempre un piacere averti con noi. Bene, Grazie a te, buonasera a tutti. cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro nuovo appuntamento. Io, come al solito, sono costretto a chiedervi un aiuto sul finire di ogni nostro programma. Ecco, non è che lo faccio perché, insomma, per sport, purtroppo è l'unico modo che noi abbiamo per continuare a lavorare non avendo sponsor, non avendo sostenitori, non vendendo mascherine, possiamo continuare a fare tutto questo solo grazie al vostro sostegno che ci potete riconoscere agli indirizzi che la regia ha appena mandato in sovrimpressione oppure visitando il nostro sito www.visionetv.it. Grazie, alla prossima.